carissime persone, ciao, io sono Letizia, bentornate a un nuovo video di A Little Nurse Shelf. Il video di oggi, come avete intuito dal titolo, riprende il filone della mia serie Letizia Consiglia e in questo video, oggi, vorrei consigliarvi tre titoli accomunati dalla presenza della cosiddetta kitsune o kitsune, ovvero la volpe giapponese, ma non la volpe come inteso come semplice animale. In questo caso con kitsune si va a intendere la volpe che fa parte del folklore giapponese, della mitologia giapponese. La volpe in questo ambito tende ad essere sia rappresentata appunto come un essere appunto per certi versi subdolo, come appunto la volpe nel nostro folklore, nel nostro modo di vedere, ma può essere anche vista come un essere benevolo nei confronti dell'essere umano e fa parte appunto di tutta quella cerchia di esseri, di animali, che con il tempo vanno a sviluppare, diciamo, poteri soprannaturali. Quindi spesso, proprio per questo motivo, spesso è avvicinata la kitsune a una divinità. Non è una divinità, ma è avvicinata. Infatti, in uno dei due titoli che vi consiglio oggi è presente questo aspetto e partirei proprio da questo titolo. Questo titolo è un manga e si tratta di Kamisama Kiss di Giulietta Suzuki, che io ho letto ormai qualche anno fa. È uno shoujo di 25 volumi circa ed è una delle storie d'amore più carine che abbia mai letto in vita mia. È un po' lungo, sì, ma neanche troppo in realtà, nel senso, nei 25 volumi la storia procede in modo costante, che i personaggi crescono in modo costante, non come ad esempio mi è successo di vedere con Kimi ni Todoke, Arrivare a te, che è uno shoujo di 30 volumi, e questi 30 volumi secondo me sono di una lentezza, ma aiutatemi a dire, di una lentezza. A me Kimi ni Todoke mi è piaciuto molto, però l'ho trovato estremamente lento, estremamente ripetitivo, faticoso da leggere proprio. Invece con Kamisama Kiss, per l'appunto, no, al contrario, è una storia molto dolce, molto carina, anche perché si parla di una, per certi versi, una commedia, ecco, romantica, e non lo so, io, se amate gli shoujo, per favore recuperatelo perché è una piccola perla. E da questo manga hanno tratto anche l'anime, due stagioni più degli OAV, non mi ricordo quanti. L'anime è estremamente fedele al manga, ma aiutatemi a dire quanto fedele, cioè hanno fatto un lavoro con i fiocchi, mamma mia. Se ci penso mi viene da piangere perché è bellissimo e non lo so. E appunto in questo manga è presente una kitsune, una volpe, che in questa storia la vediamo essere una specie di guardiano di un tempio, un guardiano che sta aspettando il ritorno della divinità a cui questo tempio è dedicato di base. Non voglio darvi troppe informazioni perché appunto secondo me è una storia che va letta e goduta e compresa soprattutto da sé. Una cosa che voglio assolutamente sottolineare è il fatto che a un certo punto della trama gli eventi prendono una piega del tutto inaspettata, ma che porta al finale, che è qualcosa di meraviglioso. È meraviglioso. Io tutte le volte che penso a quella svolta, come gli eventi sono stati portati avanti dall'autrice, dalla mangaka, a come poi il tutto si è in qualche modo ripreso tra sé, si è legato, bellissimo, cioè stupendo, io piango la vita perché molto 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 bello, ecco. Quindi se potete, per favore recuperatelo, please. Il secondo titolo invece che vorrei consigliarvi oggi, sempre manga, stavolta però passiamo a uno shonen, ovvero In un poco Secret Service di Kokoa Fujiwara. Anche questo l'ho letto ormai alcuni anni fa e benché sia un manga molto breve, 11 volumi alla fine dei conti, io vi posso assicurare che quel manga, benché sia così breve, è entrato nella mia top 3. Senza, lo dico a mani estremamente basse, è entrato nella mia top 3 e lì ancora ci rimane. Io, se penso a quel manga, piango la vita, perché piango la vita. Che cosa è successo? Io ho conosciuto la storia tramite l'anime, perché prima ho visto l'anime che ne è stato tratto. L'anime è di 12 episodi e, se non ricordo male, copre i primi 3-4 volumi del manga. Infatti
Io all'inizio ero convinta che la storia avrebbe in un qualche modo ripreso le fila che l'anime aveva in qualche modo anticipato, e invece mi sono ritrovata tra le mani una storia del tutto diversa dalle mie aspettative, e ancora meglio, cioè una storia che ha superato le mie aspettative e che anche qui ha preso una svolta, la trama ha preso una svolta che io non avevo previsto. È stata una svolta devastante per il mio cuore, ma vabbè. Vabbè, io penso di non aver mai pianto così tanto a un certo punto, perché il mio cuore l'ho sentito fare proprio cadere a pezzi. Quella svolta è stata devastante per me, ma in modo buono, nel senso bello. La storia va bene, quella svolta era perfetta, è perfetta. Anche qui appunto abbiamo una kitsune. In questo caso la storia parla di, se ben ricordo perché ormai l'ho letto qualche anno fa, di persone che hanno dentro di sé poteri demoniaci, e a queste persone è affidata una specie di guardia del corpo, ecco. E la volpe presente in questa storia è una di queste guardie del corpo. A me di questo manga è piaciuto tantissimo il modo in cui si analizzano le relazioni interpersonali tra i personaggi, come si va a creare, insomma, la cosiddetta found family, la banda di raccattati, ecco, diciamola in altri termini, come si va a ricreare una specie di famiglia tra i personaggi, questi si vadano un po' a comprendere l'un l'altro, come imparino ad amarsi, a conoscersi. Alzo le mani perché secondo me è stata una analisi davvero 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 ben fatta, molto bella, molto delicata. E vabbè, feels, dolore, ma quello è un'altra cosa. A me questa storia è piaciuta soprattutto per come i rapporti tra i personaggi sono stati analizzati, e l'affetto che li lega tutti alla fine dei conti. Ecco, a me è piaciuto tanto quello. La trama è ancora un altro elemento a sé stante, perché anche la trama ha delle cose, ha degli elementi stupendi, secondo me. Ora non posso dirvelo perché sennò vi faccio spoiler, e questa storia assolutamente non può essere oggetto di spoiler, perché sennò, secondo me, vi rovinate il piacere della lettura e di scoprire questo manga. È breve, è breve, è carino. Per favore, recuperatelo, per favore. Per favore, per favore, fatevi un regalo. È breve, è completo, come Kamisama Kiss, sono tutti e due completi, quindi fate, andate, per favore recuperateli se potete in qualche modo, perché secondo me ne vale la pena, per entrambi. Terzo ed ultimo titolo invece che vorrei consigliarvi oggi è un romanzo, non particolarmente lungo, che anche questo ormai ho letto anni fa, e sto parlando di Il Ronin e la Volpe di Cornelia Gray. Trovate la recensione di tutti e tre, sono tutte sul blog, ve le lascio giù anche linkate in info box se volete andarvele un po' a spulciare. Perché io vi consiglio Il Ronin e la Volpe di Cornelia Gray? Ve lo consiglio sì perché appunto qui c'è la figura della kitsune, uno dei personaggi è una volpe. Le volpe possono appunto avere sembianze anche umane, secondo la mitologia giapponese. Ve lo consiglio però questo piccolo libricino, soprattutto se cercate una storia MM un pochino più spicy, un pochino più piccante. Penso che se dico la parola yaoi capite, vero? Più o meno, ecco, spero abbiate capito un po' la situa. Io mi ricordo che all'epoca, perché anche questo l'ho letto anni fa, quindi mi ricordo molto poco in realtà, però mi ricordo che mi era piaciuto moltissimo, che si leggeva con estremo piacere, proprio scorreva, che era una bellezza, e poi sì, effettivamente sì, l'ho letto molto molto volentieri, cioè ogni capitolo mi portava a dire ne voglio ancora, voglio sapere come va, tanto che penso di aver probabilmente letto quel libro nell'arco di mezza giornata neanche, è una cosa che non mi succede spesso, sono una lettrice abbastanza lenta. Però sì, quindi se cercate appunto qualcosa di più piccante, spicy, yaoi, meme, posto in un contesto relativamente storico, perché appunto la storia è ambientata nel passato, in un passato, in un Giappone antico, se volete un pochino queste vibes appunto storiche, non che questo ambito sia approfondito particolarmente, cioè sì,
è presente fino a un certo punto per spiegare la posizione di uno dei due personaggi, ma il contesto storico e il contesto antico non è il focus, assolutamente. Il focus sono loro due. Io sono una persona felice, sono una lettrice felice perché il libro, benché molto breve, mi ha dato tante soddisfazioni. Quindi, che dire? Io non dico niente, mi limito a dire sì, per favore, se potete recuperatelo, perché è sul serio un libro molto breve, ma carino. Quindi se cercate qualcosa di molto leggero, di piacevole nel complesso da leggere, anche questo ve lo consiglio assolutamente, ecco. E niente. Detto questo, io spero che i consigli di oggi vi siano piaciuti. Se conoscete i titoli che ho menzionato, fatemi sapere cosa ne avete pensato, cosa ne pensate, se li avete letti. Fatemi sapere se avete invece voi dei libri che, o comunque dei titoli che presentano appunto le figure della Kitsune, che magari io non ho menzionato perché appunto io ho letto solo questi tre titoli e non ne conosco altri, quindi se avete voglia di consigliarmi qualcosa di nuovo, i consigli sono sempre bene accetti, lo sapete. Quindi don't worry, fatemi sapere cosa ne pensate, titoli nuovi, cose nuove. Fatemi sapere anche se questi consigli, insomma, vi sono piaciuti, vi hanno incuriosito un po'. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi ringrazio per la visione. Se il video odierno vi è piaciuto, per favore mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale qui sotto, così da restare in contatto con i prossimi video che usciranno qui sul canale. Io vi ringrazio davvero, vi auguro il meglio, lo sapete, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!